Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente andrò a fare il refill di queste unghiette qua. Queste le avevo fatte ormai un mesetto fa. Avevo provato a utilizzare l'acrygel, quello nuovo, questo qua. E posso subito farvi una meravigliosa recensione perché ormai un mese e mezzo. E le unghie sono queste, cioè non si sono scalfite, non si sono rotte, non si sono staccate minimamente. Ho fatto dei lavori abbastanza pesanti e con quell'altro gel si staccavano sempre. Con questo tipo di gel qui, adesso ve lo faccio pure vedere, con questo non reggevano niente, mentre con questo si sono proprio quasi fuse con le mie unghie naturali. C'è la ricrescita, come vedete. L'acrygel rimane attaccato all'unghia e non si smuove e sono veramente contenta. Ovviamente questo qui è stato un primo esperimento, quindi il disegno doveva venire più carino, ma purtroppo è venuto così. Non era venuto neanche perfetto perché avevo fatto una prova, però l'idea mi piaceva. Qui ho messo una ciambellina mentre qui ho fatto il fenicottero. Mi piaceva l'idea e quindi ho... avevo creato queste unghie qui, molto molto Volevo carine. parlarvi anche un po' dei colori dei gel che ho comprato e diciamo che questi colori qua non durano tantissimo. Io ho messo sopra ovviamente il gel fissante, il sigillante, però sono colori un po' leggeri, ecco, non mi sono piaciuti tantissimo, come vedete anche qua. Non coprono tanto, bisogna fare mille passate, e sulla lampada rimane la dispersione quando vado a sgrassare, diciamo, l'unghia, va via mezzo colore, va via tutto il colore, rimane e bisogna rifarlo da capo. Quindi adesso voglio riprovare comunque i colori, li voglio rimettere alla prova per vedere come posso fare per farli venire un pochettino meglio. È stata una prova questa, quindi voglio riprovarli di nuovo per vedere se magari li ho stesi male io oppure proprio è il colore che non è buono. Io oggi andrò a fare il refill sulla mano sinistra. Vi faccio vedere solo alla mano sinistra e poi dopo la destra ve la faccio vedere alla fine tutta completa perché sicuramente mi starà scomoda la sinistra con la destra che non riesco mai a farla. Comunque vi farò vedere solo il refill da questa mano qua e poi alla fine vedrete il risultato tutto alla fine. Allora inizio subito a fare il refill. Thank you.
Ecco qua, questo è un po' il refill che ho tolto. Ho tolto un po' del gel. Adesso lo vado a ricostruire con le unghie finte, e utilizzando il poligel, acrigel. Ne metterò un po' sopra, insomma, metterò direttamente con l'unghia. Come si chiama? La tip, scusate, non mi viene il nome. Metterò la tip sopra e farò la ricostruzione normale perché avevo utilizzato per fare queste unghie altri tipi di cartine. Insomma, adesso sono delle cartine da mettere sotto, però lo volevo fare solo una volta Adesso andrò perché a poi mi fare fa la scomodo. dry manicure, Andrò a sistemare le cuticole e poi farò la ricostruzione. La ricostruzione andrò a utilizzare queste tip qui perché le trovo più comode. Le andrò a mettere appunto sull'unghia, andrò a mettere un po' di gel, un po' di poligel, un po' di acrigel e poi dopo lo andrò a mettere sull'unghia. Non ne metterò tantissima perché mi rendo conto che questo gel, anche se non ce n'è tanto, resiste molto, quindi andrò a fare una cosa un pochetto più semplice. Qua, questo è il risultato. Adesso le vado a limare, non faccio vedere tutto il procedimento perché verrebbe un video troppo lungo. Comunque le vado a limare, le vado a sistemare, poi andiamo a fare la nail art. Ecco qua, questo è il risultato.
delle unghie fatte limate. Ho cercato di farle un po' meglio perché la prima volta che le ho fatte mi erano venute malissimo, tutte storte. Le ho fatte un po' velocemente, però questa volta ho cercato di limarle un pochetto più accuratamente e dargli una forma un pochetto più naturale, ecco. Questo è il risultato. Allora, volevo parlare un po' velocemente del gel, un po' di tutte le cose, fare una piccola review prima di iniziare a fare la nail art, che è questa qui. Scusate se non mi è venuto bene in questa parte qui, ma purtroppo io con la destra, con la sinistra, non ce la faccio a farle venire benissimo. La destra mi verrà sicuramente un pochino meglio, ma purtroppo con la sinistra, ho un po' di difficoltà, però comunque queste parti qua. Dopo cercherò di toglierle perché è un po' brutte. Poi andranno via anche con i lavaggi perché io ho sempre le mani nell'acqua perché faccio le pulizie e quindi sicuramente andranno via con il tempo. Però la nail art sarà questa qua. Dopo vi spiego meglio il perché di questa bellissima nail art che mi è piaciuta tantissimo. L'ho vista. Sono dei colori che ho visto su un personaggio di un manga. E mi piacevano i colori e allora l'ho ripresi. Comunque, vi volevo parlare un po' in generale di tutte le cose che ho utilizzato per fare questa ricostruzione. Allora, intanto vi parlo del poligel che vabbè, mi stava finendo perché ne ho usato un po' troppo forse. Allora, voglio parlarvi intanto di questo poligel, questa acrygel della Melissa. E sicuramente lo ricomprerò perché mi è piaciuto veramente tanto. Non fa quell'effetto, non fa quell'effetto bianco intorno, come vedete, anzi è naturale, fa l'effetto proprio naturale, come vedete. È resistente come l'acrygel, quello che avevo comprato di Amazon. E nello stesso tempo non fa quella cosa bianca bruttissima, che mi faceva quell'altro acrygel. Quindi è promosso, la ricostruzione che avevo fatto mi è durata un mese intero e più. Sono stata veramente soddisfatta. Io l'ho voluto provare, ho fatto una ricostruzione velocissima, infatti non mi era venuta benissimo. Però adesso ho voluto rifare un'altra volta un'altra piccola ricostruzione, come avete visto, e limarle un po' meglio. E questa acrygel veramente mi è piaciuto tantissimo, è resistentissimo, dura tantissimo, non si stacca dalle unghie. Io ho il problema che vado a sbattere sempre un po' da tutte le parti, sono un po' rude, diciamo, con le mani, quindi tante volte vado a sbattere da qualche parte oppure devo tirar su qualcosa e aprire anche le scatolette lì è un po' difficoltoso con le unghie finte, infatti mi si staccavano sempre, mentre queste proprio rimangono completamente fisse. Non si staccano per niente, sono stata veramente soddisfatta di questo gel e quindi questo qui ve lo posso assolutamente consigliare per chi gli piace l'acrygel. Questo è un acrygel veramente perfetto, preciso. Poi in combo con la soluzione che rende un pochino gommosa, diciamo scivolosa l'acrygel, però secondo me va benissimo. Perché quando vado a stenderlo si forma tutta l'unghia quando si va a stendere l'acrygel e questo liquido è perfetto perché lo scioglie un pochino e lo rende molto malleabile. Quindi anche questo poligel in combo a questo è perfetto. Mi piace veramente un bel po'. Questi due sono promossi. Anche lo sgrassatore è potentissimo. Questo sgrassatore scioglie tutto, pulisce le unghie, scioglie tutto, cioè pulisce. Con questo ci si può fare praticamente tutto. L'unica cosa che ho riscontrato è che il colore con lo sgrassatore non va perché va via e si opacizza. Opacizza, posso dilucidare. Questa è una pecca di questo sgrassatore, però per il resto, per pulire i pennelli, per pulire le superfici, per sgrassare l'unghia, è perfetto. Questo ve lo consiglio, anche questo, se lo trovate, meraviglioso. Poi vi voglio parlare un attimo dei colori, questi colori qua. E purtroppo devo dare una nota negativa di questi colori. Non sono buoni, diciamo, quindi non so se consigliarli o no. Io li userò
Ormai li ho comprati, li utilizzo perché ci sono questi. Semmai comprerò quelli un pochetto più buoni, li metterò magari a confronto. Sono belli i colori, per carità. Io questi qui li ho dovuti fare perché non avevo. Io questi colori qui li ho dovuti creare perché non avevo i colori che mi servivano. C'erano solo pochi colori. Infatti, io avevo ordinato quell'altro set, ma purtroppo non mi era arrivato. E ho dovuto fare infatti un misto e si mischiano bene. Vedete, io ho fatto i colori per fare questa nail art. Infatti, dovrò fare un'altra volta il fucsia perché è finito. E devo dire che sono veramente belli. Però la pecca è che non durano sull'unghia. Non durano perché, come li andate a mettere, c'è tantissima dispersione. E quando andate a mettere lo sgrassatore sopra, si opacizzano i colori e nello stesso tempo manda via proprio il colore, non rimane, è come se non si fissa. Ho provato a utilizzare la lampada, quella che ho per fare la ricostruzione, non funziona. Questa lampada qua invece funziona un pochetto di più, questa qui. Con questa lampada qui funziona un po' di più, ma comunque il colore non rimane, bisogna subito fissarlo con il lucido, allora rimane. Però non sono male come colori, vanno benissimo per fare delle nail art, diciamo, dei disegni sulle unghie, delle micropittura, quello va bene perché sono molto lì densi, insomma, si possono utilizzare tranquillamente per fare dei disegni, ma per fare diciamo le unghie non è che li consiglio tantissimo perché se ve li faccio vedere contro luce, vedete un pochino anche qua io l'ho messo, ma se n'è andato praticamente, non regge. Questo colore non regge tanto, quindi questi qui sono un pochino bocciati, diciamo, quindi ve li consiglio solamente se dovete fare delle prove o dovete fare delle nail art su tip, ecco, non sulle unghie vere, per colorare le unghie, però io ormai ce l'ho e utilizzerò questi, quindi questi qui sono un po' bocciati. Per il resto tutto promosso a pieno, soprattutto questo, soprattutto l'acrygel, mi sono trovata meravigliosamente. E ve lo straconsiglio. Allora, adesso inizio subito a farvi vedere come si fa la nail art. È semplicissima, come vedete. E ho messo il viola sulle tre unghie. Poi qui ho fatto questo ghirigoro utilizzando questi sticker a onda che fortunatamente mi erano venuti sul kit che avevo comprato della come si chiamava? Della Coscelia. E però sono veramente carini questi, infatti vedete, poi questo qui un pochino l'ho fatto anche a mano libera perché mi trovavo scomoda con la sinistra, con la destra, quindi non mi è venuto un granché, sperando che in questa mano viene un pochetto meglio. E poi qui ho messo su una base fucsia dei brillantini fatti così, tipo borchiette, molto bello, mi piaceva l'idea, l'abbinamento mi piace tantissimo. Inizio subito a fare la nail art.
della Nail Art. Mi piace tantissimo questo accostamento di colori. Quando l'ho visto su internet mi è piaciuta tantissimo. Scusate, c'è un po' di la polvere dei guanti. Mi è piaciuto tantissimo questo abbinamento di colori. Quando l'ho visto su internet non ho potuto resistere. È bellissimo. Viola fucsia con questo ghirigoro molto bello. Sembra quasi l'ornamento di una torta, molto estivo. Poi questi brillantini fatti così, tipo borchiette, mi piace veramente tanto. Spero che piaccia anche a voi. Adesso andiamo a mettere insieme l'olio per cuticole. Finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato idea per qualche colore, per le vostre unghie, per fare le nail art, qualcosa di particolare. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere, se comprerete anche voi, se troverete e comprerete anche voi questo acrygel, perché veramente ve lo straconsiglio. I colori non li comprate, o se li comprate usateli solo per fare piccoli lavoretti. Infatti penso che comprerò quelli un pochetto più professionali per farmi le unghie, mentre quelli li utilizzerò per fare le nail art su tip. E mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!